Ciao ragazzi, qui siamo al buio e di conseguenza mi vedete un po' male. Un attimo che mi metto meglio, no? Così è peggio. Così, così è... Ma, vediamo così. Così, 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 così. Eeeh, abbiamo trovato il posto, così, così, così. E allora vi volevo dire, appunto mi avete chiesto dei cuccioli. I cuccioli come stanno? Allora io ve li faccio vedere. Come voi vedete... Un attimo che ve li faccio vedere meglio, che mi abbasso. E allora, praticamente, sono messi qua. Ah, qui c'è... Minchia, non si vede più un cazzo. Ai, aiuto! Aiuto! Oh. Come non detto. No, come non detto. Come vedete, ci sono tre cuccioli... Sono qui, come voi vedete, e tre cuccioli sono qui, li vedete? E stanno dormendo praticamente tutti e sei. Proprio vi volevo far notare il fatto che noi abbiamo messo questi cuccioli in questa maniera proprio perché Nikita purtroppo si confonde, ma la mia faccia, mica la vedo. Ecco, così la vedo meglio. E praticamente Nikita si confonde. Confondendosi, avendone sei, non li allattava abbastanza bene. Allora abbiamo pensato, non tanto io quanto mia moglie, a prendere tre cucciole, li mettevamo in una cuccia e tre li mettevamo nell'altra. E lei praticamente riesce ad alternarsi e a lavorare e a fare tutto ciò. Proprio li sta svezzando in una maniera incredibile. Mi chiedo dove sono per ora, sia Benny che Nikita, ma devo dire che se voi guardate bene, ora io ne prendo uno e ve lo faccio notare, guardatelo che bello. Visto? Guardatelo che piccolino, guardatelo, già pesa praticamente più di un chilo, è quasi con gli occhi aperti, lo vedete che piccolino? E ne ha sia di sia di Nikita, ma in parte se voi vedete ha proprio guardate come sta il modigliotto, che dolce, che piccolo, con gli occhietti aperti, lo vedete, lui è una femmina, sì, lui è una femmina, lei è una femmina, e praticamente ha la bocca nera, come voi vedete, come praticamente il pastore tedesco, però se notate bene è bianco come il maremmano. Guardatelo un attimo che lo metto più. Visto com'è? Guardatelo che bello che è. Ora ve ne prendo uno nero. Aspetta, questo lo posiamo. Ecco. E ne prendo uno nero. Che dovrebbe somigliare moltissimo. Ai. Dovrebbe somigliare moltissimo questo. Alla mamma, però guardatelo, che sono teneri, mamma mia, sono tenerissimi. E questo ancora gli occhi chiusi, perlomeno non li vedo io gli occhi aperti. Sono tenerissimi, guarda che sono belli, sono magnifici, sono visto? Ecco pure lui, se è maschio, vediamo se è maschio. Tu cosa sei? Lui è un maschio. Eh sì, che è un maschio. E questo praticamente è il maschietto. Come voi vedete, guardate che bello nero. Io chissà cosa diventerà quando sarà ancora più grande. Ne vogliamo prendere un altro perché, come voi vedete, anche questi di qua hanno tipo il pelo non è liscio, ma bensì è tipo arricciato, come i maremmani. Praticamente, ora io prendo, un attimo che lo poso questo, wow! Ne prendo un altro, guardate questi che sono duci, guardateli che sono belli! Qui c'è Nikita, guardatela Nikita, che sta entrando, non sa dove deve entrare, e lì c'è Ben,
solo che non si vedono né Nikita né Ben, perché siamo proprio al buio. Io mi ero visto praticamente il video, quello di ieri, del cigno, e voi mi chiedevate appunto come stavano i cuccioli, e ora io, diciamo, sto facendo questo piccolo video proprio per farvi notare come stanno i cuccioli. Qui ce n'è un altro, guardate questo, ma è magnifico, mamma mia, questo cos'è? Questo è un maschio, un maschio, guardatelo che duci, che piccoletto che è, mamma mia, bellissimo, bellissimo. E io vi devo dire una cosa molto importante, questo lo posiamo così lui si riposa. La cosa importante che vi voglio dire è che vi faccio vedere proprio questo video per farvi notare che i cuccioli stanno abbastanza bene, anzi devo dire di ottima salute. Nikita se li sta portando abbastanza bene, anche se si confondeva averli tutti e qua, tutti e sei nella stessa cucciola, e piangeva proprio perché voleva essere aiutata. Mia moglie l'ha capito, non so come cavolo ha fatto sinceramente parlando, e praticamente non ho capito dove devo guardare, perché mi guardo e vedo che sto guardando in un altro posto. Comunque sono col telefonino, più che altro devo parlare, non devo guardare nessuno perché sto guardando il telefonino e non so dove cavolo devo guardare. Vabbè, questo è in più tutto sommato, e niente ragazzi. E diciamo che abbiamo fatto questa scelta di prendere tre cuccioli e metterli tre in un posto e tre nell'altro. E devo dire che se li sta portando proprio alla grande. Sono sei. Vi diciamo sempre, per chi vuole qualche cucciolo, noi siamo sempre disponibili. E quando voi ci contattate, e noi una cosa che possiamo fare è naturalmente di non venire troppo distanti, perché sicuramente li possiamo portare quantomeno Palermo, Carini, o magari, non lo so, Trabia, Casteldaccia. Ma certo, se parliamo di portarli a Villa San Giovanni, non ci possiamo arrivare, tranne che venite voi. Se venite voi, noi tanto siamo qui, non ci spostiamo e li dobbiamo regolare comunque. Diciamo che il video è al termine, proprio perché vi volevo far vedere che i cuccioli stanno bene. E ciao ciao, alla prossima, Paschi 63.